Allora, mister, è arrivato questo traguardo finalmente. Beh, ce lo meritavamo per il campionato che abbiamo fatto, per il gruppo che è fantastico, un gruppo eccezionale di ragazzi veramente in gamba. Devo dire grazie a tutti, al mio staff, Marino Partemi, Dino Carano, Alfredo Forte, al presidente, al direttore, a tutti quelli che ci hanno permesso di fare questa cavalcata, perché di fatto si è trattato di una cavalcata, perché a 4 giornate dalla fine arrivare a giocarsi 4 match point vuol dire che il campionato l'hai dominato, e devo dire grazie ai ragazzi che sono stati eccezionali. Mister, qualche dubbio dopo le 2 sconfitte o non hai mai avuto dubbi? No, perché dopo la partita di Cupello io penso che lì il campionato, molto per il salto di categoria, era stato annunciato, nel senso che poi ci può stare. Fai in bocca al lupo a chi fa i playoff, le squadre più forti, quella che gioca meglio, mister. Sì. In bocca al lupo per i playoff. E quindi dopo quella partita la squadra, magari inconsciamente, no, perché con 4 giornate da giocare si è un po' rilassata, però vincere il campionato con 5 punti davanti alla seconda vuol dire che abbiamo fatto un grandissimo percorso. Un'ultima domanda e poi ti lascio alla festa: cosa ti senti dire alla città di Avezzano? Alla città di Avezzano lo merita, perché anche questo pubblico oggi è stato fantastico, per cui voglio che questa promozione dal punto di vista dell'amministrazione comunale possa un attimino accendere qualcosa a livello di struttura, perché noi quest'anno abbiamo avuto tante problematiche. Forse la gente non lo sa, ma noi abbiamo avuto anche difficoltà ad allenarsi. Perché? Perché lo stadio dei Marzi purtroppo in condizioni non ottimali, e quindi dovevamo emigrare in tutti i campi, e secondo me una squadra come l'Avezzano in questa categoria è giusto che debba avere le proprie strutture per potersi allenare, e anche per un discorso di settore giovanile. Perché? Perché il settore giovanile deve essere un'arma importante per questa società. Il capocannoniere di questa stagione di eccellenza ancora non è finita, è fortemente indirizzata. Sì, abbiamo fatto il nostro, grazie a tutti i ragazzi, ai tifosi, sono tutti merito loro, perché senza di loro non avevamo fatto niente, quindi il merito è tutto loro. Siamo stati una squadra dall'inizio alla fine, e quindi adesso stiamo a raccogliere quello che abbiamo lavorato tutto il campionato e oggi. Quindi grazie a tutti, grazie alla squadra e un grazie a tutti. Siamo noi campioni. Che ti senti di dire per l'anno prossimo? Hai già qualche idea? No, ci pensiamo domani, oggi dobbiamo festeggiare perché abbiamo vinto, siamo noi campioni. Grazie. Una battuta al volo soltanto, quanta soddisfazione? Ma soddisfazione enorme, perché avevo voglia di fare qualcosa di importante dopo le 2 annate un po' così all'Aquila, e quindi sono venuto qui, ho fatto una scommessa, l'ho vinta, sono contento. Grazie mille, complimenti. Bomber tendenza, anche oggi in gol, una bellissima giornata, un bellissimo campionato. Che dire, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo tanta sofferenza, penso che dopo questo cammino è più che meritata. Sono contentissimo per tutti i miei compagni, per me, per tutti. Finalmente è arrivato questo momento e sono contentissimo. Dubbi non ne avete avuti mai, no? Nemmeno dopo quelle 2 sconfitte. Ma no, diciamo che le due sconfitte di le ultime 2 sconfitte ci hanno dato ancora più forza per cercare di chiuderla oggi in casa con questo pubblico, e quello che volevamo, quindi siamo contenti così. Ora festeggiamo, ci godiamo questo momento, e poi andiamo domenica a giocare l'ultima, e poi un po' di riposo e vedremo il da farsi. Con il DS Gigi Ridolfi, Gigi benvenuto, tantissimi complimenti per questo importantissimo successo, qualche battuta da parte tua. Ma siamo contenti, siamo felici, ce lo siamo meritato, è dall'inizio dell'anno che stiamo soffrendo e alla fine ce l'abbiamo fatta. La vorrei dedicare a tutti i tifosi, al presidente, a tutti i ragazzi, che abbiamo fatto veramente un gruppo meraviglioso. Sul mercato per l'anno prossimo c'è già qualche movimento? Chiaramente è presto, però adesso ci godiamo la festa, poi sul mercato innanzitutto vediamo che cosa faccio, se resto oppure no, poi vediamo quello che succede. Presidente Gianni Paris, finalmente è arrivato questo traguardo tanto atteso e tanto desiderato. L'avevo detto a inizio campionato, era quello
per cui avevo costruito la squadra, quindi se non fosse arrivata questa cavalcata, un campionato condotto dalla quinta giornata fino alla fine in testa, era quello che ho sperato. Per me questa è la quarta promozione da presidente dell'Avezzano Calcio e sinceramente sento ho un'emozione che non riesco neanche a trasformare, capito, in gioia, perché l'ho sudata particolarmente, venendo dal Covid mi è stata ancora più pesante, no, raggiungere la Serie D, e so quanti sacrifici ci vogliono per ottenere questo calcio nazionale, ed è quello per cui ho lottato dall'inizio del calcio estivo, e quindi sono contento per la città, per i tifosi, per la tribuna finalmente con tanti colori bianco-verdi, e quindi l'obiettivo è raggiunto e adesso costruiamo il futuro. A questo punto c'è qualcosa da dire alla città di Avezzano, date come presidente? Ma l'appello è quello che, come dice lo speaker, stringiamoci a corte, perché solo così si riesce a costruire ancora qualcosa di più ambizioso. Mi è sempre piaciuto provare a portare l'Avezzano tra i professionisti. Se ci fosse veramente l'unione di intenti, l'unione di calcio, politica, imprenditoria locale, allora si può veramente costruire un progetto legato al calcio professionistico. Adesso godiamoci il ritorno del calcio nazionale, godiamoci questa Serie D arrivata con una giornata d'anticipo. Io ringrazio quelli che mi hanno permesso di gioire oggi, di piangere e di godermi per tutta questa giornata fino a stanotte la promozione. La Serie D significa tanto per il territorio, torniamo ad essere la squadra più importante della provincia dell'Aquila, e quindi questo è ciò che conta. Oggi sarà una giornata di festa perché lo stadio sarà aperto fino a mezzanotte, e quindi spero che questa gente rimanga e faccia sentire il calore ai ragazzi che se lo meritano veramente. Che possa essere magari anche un rinascimento per la città proprio, no? Al di là dell'aspetto sportivo, perché credo che ne abbia bisogno. Beh, penso proprio di sì. Io che vivo il senso di appartenenza come pochi, credo che sia proprio necessario fare questo. E quindi mi auguro che questa vittoria sia la vittoria del territorio, della Marsica, di Avezzano in particolare, e che ovviamente ci permetta di sfruttare con questo entusiasmo la possibilità di costruire qualcosa di ancora più ambizioso. Ovviamente chiedo un aiuto, chiedo una collaborazione importante, perché da solo la Serie D per vincerla è complicato allestirla, e quindi siccome non sono abituato a vivacchiare nei campionati, allora ho sempre chiaro quello che è l'obiettivo e quello che va costruito: progettualità, potenziamento del settore giovanile, una squadra molto orientata ad una linea verde locale, e quindi agli under locali che ci permettano di fare un campionato nazionale dignitoso, è quello che mi auguro. Solo uno spoiler al volo, una battuta: per l'anno prossimo il presidente è ancora Gianni Paris, o ci sono novità? Non lo so Giovanni, sicuramente c'è da costruire un asse societario importante. Quello che mi auguro è che appunto succeda questo.